Bilancio assolutamente soddisfacente, stiamo lavorando per questo quadriennio olimpico che poi di fatto è un triennio olimpico, essendosi spostato lo scorso quadriennio ovviamente con un anno di ritardo causa Covid. Con il settore paralimpico siamo in piena preparazione. A breve avremo la Coppa Italia che si svolgerà in quel di Fiumicino l'11 e 12 marzo. Ad agosto avremo i mondiali a Dubai, ma l'impegno maggiore, inutile nasconderlo, è quello per Parigi 2024. Siamo in corsa attualmente con un gruppo di sette ragazzi che fanno parte del team azzurro, di cui tre al momento sono già in posizione utile per la ranking per la qualificazione a Parigi 2024. E lasciamelo dire, insomma, due di questi atleti sono due ragazzi campani, un ragazzo di Caserta, Andrea Quarto, e una ragazza di Ponticelli, Napoli, Emanuela Romana. Insomma, quindi siamo in piena attività, siamo pienamente soddisfatti del nostro percorso, nonché della promozione di questa della disciplina paralimpica sul territorio, senza dimenticare ovviamente il settore olimpico, della pesistica olimpica, la cui direzione tecnica nazionale sta raccogliendo dei risultati eccezionali, mai arrivati per l'Italia e oserei dire anche per la Campania, anche per la pesistica olimpica, grandi risultati, grandi promesse, e anche in questo settore insomma, stiamo preparando Parigi 2024 e anche per la pesistica olimpica ci sono grosse prospettive. Il progetto scuole, avete avuto un buon riscontro? Progetto scuole abbiamo avuto un buon riscontro grazie all'impegno di Sport e Salute, del CONI, della nostra federazione che ha promosso un progetto ultimamente denominato Stenathlon Young, che consente alle famiglie di partecipare gratuitamente ai nostri corsi, e questo ovviamente va da sé.